È finito il periodo della frega, o più o meno, diciamo la verità, a giugno in buona parte dello stivale dovrebbe essere finito il periodo della frega. E questo vuol dire che tanti pescatori stanno tornando a pescare il bass. Oggi infatti vi vediamo le top 4 esche da usare a giugno, o comunque nel post frega, a bass. Come dicevamo, giugno è un periodo che, bene o male, idealmente dovrebbe corrispondere al primo post frega e poi all'inizio dell'estate. Questo periodo di transizione che ci porta dall'immediato post frega del bass, quindi bass che iniziano a uscire dal periodo di frega, a quello che sarà poi il periodo estivo, la transizione verso il periodo estivo, uno dei periodi forse maggiormente divertenti, forse quello dove più pescatori in assoluto si dedicano alla pesca del bass. Oggi volevo vedere con voi 4 esche, 4 consigli rapidi per chi vuole approcciarsi alla pesca del bass in questo periodo. Cosa vi consiglio? Ma prima di vedere le esche nel dettaglio, vi invito a iscrivervi al canale YouTube per non perdere tutti i video che facciamo qui sul canale e con tutte le news sul bass fishing e non solo. E soprattutto anche a seguirci su Instagram e sul canale Telegram, trovate il link in descrizione, per non perdervi tutte le news e le promozioni che facciamo tutte le settimane qui da Tutto Spinning. Giugno, periodo di, come abbiamo detto, post frega. Nell'immediato post frega troveremo dei pesci che ancora non saranno super attivi. Spesso si pensa che dopo il periodo di frega, in cui il pesce comunque non si è alimentato perché i maschi sono rimasti in protezione del nido e le femmine hanno bazzicato da un nido all'altro per deporre le uova, si pensa che in questo periodo il bass, uscendo da questo periodo, abbia una fame atroce e si fiondi su qualsiasi esca. In realtà non è così. In realtà il pesce è molto debole, perché appunto viene da un periodo in cui non si è alimentato, in cui ha perso delle energie, e molto svogliato. Il tutto lo porta a essere molto svogliato. Quindi dovremo essere bravi noi a stimolarlo. Stimolarlo andando a cercarlo, andandolo a trovare e andandolo a invitare, riuscire a fargli aprire quella benedetta bocca per fagocitare le nostre esche. Ho preparato qui sul tavolo due diverse tipologie di esche. Una, magari due, pensate magari appunto per questo periodo iniziale di post-frega, e due per un periodo un pochino più avanzato. In questo periodo, per chi magari si approccia le prime volte alla pesca del bass, o per chi non va a caccia del big in assoluto, magari sconsiglio di utilizzare esche troppo voluminose, esche gigantesche, di pescare swim bait con delle big bait. Questo lasciatelo fare a chi va appunto a caccia solo dell'esemplare d'Italia magari. Che comunque in questo periodo forse è uno dei periodi più... il primo post frega è proprio uno dei periodi più noiosi per fare questa pesca, più veramente più difficili da riuscire a leggere. In questo periodo, come vi dicevo, andiamo su delle esche più contenute, più ridotte, per cercare di stimolare l'attacco anche di un pesce che vede un boccone facile e di pronto consumo, diciamo. Due approcci diversi. Top water per stimolare l'attacco del pesce. Sapete, il top water è una tecnica con tutte le sue varie sfaccettature, ma è una tecnica molto remunerativa per quanto riguarda la pesca al bass, soprattutto in estate, e fondo, diciamo, andare più a fondo. Parlando di fondo, una delle esche che mi piace utilizzare in questo periodo è sicuramente il crankbait. Stiamo parlando di deep crank. In questo caso ho preso lo sculpo DR di Molix, il, come dice il DR appunto, il deep running, quindi palettoni importanti per scendere a grandi profondità. Lo sculpo DR scende tranquillamente anche oltre i 2,5 metri ed è perfetto per andare in profondità a cercare la mangiata di quei pesci che magari devono ancora uscire da quel periodo di frega, sono lì che si muovono intorno al gradino, sono ancora quei pesci appunto che bazzicano quelle aree e che magari vanno a caccia. Con lo sculpo, con un mulinello molto molto lento, se vi foste persi il video con la spiegazione su come utilizzare i crankbait che abbiamo fatto durante la Big Bass Week, vi invito a recuperarlo, vi metto il link qui da qualche parte. Comunque dicevo, con lo sculpo noi possiamo andare a
fondo, quando tocchiamo il fondo rallentare, andare veramente molto lenti, stimolare l'attacco del pesce, veramente che si vede passare un boccone così prelibato, tra l'altro questa colorazione è identica a un piccolo persico, tra parentesi in questo periodo sono in post frega anche i persici, quindi è identica a un piccolo persico, quindi un boccone veramente veramente molto gustoso per il bass. Rimanendo sempre sull'idea di un approccio un po' più lento, cosa vi voglio far vedere oggi? Ho preparato dei bei salsicciotti, perché è vero, vi ho detto di stare contenuti, ma non esageriamo. Questo è lo Yama Senko, il Senko è il dritto per eccellenza nel mondo del bass fishing, lo Yama Senko da 6 pollici, l'avrete visto sicuramente da 4, magari da 5 nei vostri negozi di fiducia, ma da 6 pollici sarà veramente dura. Perché vi ho preso il salsicciotto, questo qua da 6 pollici? Perché questo qua è schippabile, che è un piacere. Lo inneschiamo a wacky e lo schippiamo letteralmente, se pescate dal belly, se pescate anche da riva, se pescate dalla barca, lo schippate in ogni modo. Con questo qua vi sentirete degli schippatori, meglio di Kevin Van Damme, meglio di quei giapponesi che vedete nei video su YouTube. Lo innescate a wacky appunto e lo schippate sotto fronde degli alberi, vicino a degli ostacoli, in queste situazioni qua. E il senko così grosso, con la sua caduta, con il suo movimento molto sinuoso in caduta, praticamente fa questo movimento, è una gomma eccezionale per questo utilizzo. Il 6 pollici, un pochino più grande e un pochino più pesante, vi aiuta molto nella schippata anche a lunga distanza. Quindi appunto abbiamo questo pesce svogliato, che ha poca voglia, magari peschiamo come nelle condizioni che ci sono qui a Pusiano, in acqua molto pulita, un lancio lungo dalla distanza e una schippata presenta questa esca in maniera perfetta al nostro pesce. Poi in caduta, più è lungo, più diventa sinuoso in caduta. Quindi il Senko da 6 è perfetto. Tra l'altro è una novità di quest'anno da Tutto Spinning. Sono tornati finalmente dopo tanti anni che non si vedevano i Senko da 6. E quindi c'è della goloseria qua. Andando a parlare di Topwater, vi ho preparato due chicche arrivate recentemente da Tutto Spinning. Una è il Micro Dodge di Ride. L'abbiamo già visto nel video di presentazione di Ride, ma l'abbiamo visto molto velocemente. Il Micro Dodge è questo piccolo crawlerino di gomma, prende ovviamente il nome dal grosso Dodge che invece Ride fa come escape bait. Il Micro Dodge è in gomma, con queste due piccole alucce in plastica che lo rendono un vero e proprio piccolo insetto sul pelo dell'acqua. Perfetto quindi da lanciare, innescabile anche a Texas, quindi anti-incaglio, quindi possiamo anche questo schipparlo dentro a situazioni complicate, rami intricate, senza problemi, e recuperarlo piano piano come proprio un insetto, una piccola libellula, come un piccolo animaletto che annaspa sul pelo dell'acqua. E figata delle figate assolute di quest'esca, se noi vogliamo, gli togliamo le alucce, le mettiamo via, ce le mettiamo nella scatola, e questo fagiolino, questo silurotto, diventa un piccolo walking the dog di gomma, anti-incaglio tra l'altro, che possiamo davvero lanciare sopra a delle coperture d'erba, degli erbai che in questo periodo stanno affiorando, in mezzo a dei canneti che magari in questo periodo stanno crescendo ma che sono ancora diradati. Pensate di lanciare una cosa così piccola e farla sbandare come un walking the dog sul pelo dell'acqua. E poi tra l'altro la codina qua con queste piccole setole qui davanti crea ulteriore movimento dietro, come una vera coda da sinuosità, disegna pennella proprio sul pelo dell'acqua. È un'esca molto funzionale che secondo me può veramente dare dei risultati in questo periodo. Io sicuramente la proverò questa estate, la proverò in questo mese, perché secondo me può dare veramente veramente tante soddisfazioni, e per tutta l'estate sicuramente non mancherà. Tra l'altro non solo a bass, ma anche altri predatori, secondo me, un'eschina del genere se la fagocitano che è un piacere, sia nella versione montata con le alette, che sia e soprattutto nella versione Walking the Dog. Ultima esca che vi consiglio, stiamo sempre appunto nel panorama del Topwater, la rana. Una piccola ranetta, in questo caso sono andato a scegliere la Compact Frog di Lankrant, una delle diverse tipologie di rane che fa Lankrant. Sapete, Lankrant è famosa per la realizzazione, è diventata famosa proprio per le sue rane. La Compact Frog
è questa rana dalle, dalle forme molto classiche, classica rana hollow body con lo schirtino, quindi non ha le zampette tipiche delle altre, della Lancer Frog, delle altre rane di Lankerant, ma è molto classica. La sua caratteristica è quella di essere piccola, compatta, appunto, proprio per quello che dicevamo prima. In questo periodo non dobbiamo, non vogliamo magari andare a stimolare la mangiata con un'esca grossa, perché per mille motivi potrebbe non far venire voglia al pesce di mangiare, ma lo andiamo a fare con un'esca compatta, magari da mangiare molto semplice, e che però ci può far divertire, ci può far catturare ogni tipologia di pesce. Se poi ovviamente volete andare a selezionare un po' di più, sono disponibili tutte le altre rane di Lankerant, compresa la Combat Frog, che invece è quella grossa, e anche quella vi può far divertire. La rana la lascio magari per un periodo un pochino più avanzato della stagione, quando cominciamo ad essere nel periodo magari più estivo, cominciamo ad essere un po' più lontani da quello che è l'immediato post frega, per questa proprio skippata anche lei praticamente contro sponda, se non addirittura sulla sponda, e fatta entrare in acqua con dei piccoli movimenti magari su delle coperture d'erba che troviamo nel primo sottoriva, ci può dare veramente delle grandi mangiate. Inoltre, la caratteristica che mi piace molto della Compact Frog è che, nonostante sia compatta, ha comunque una gomma molto morbida, per cui durante la mangiata gli ami sono subito pronti a bucare il pesce. E sapete anche voi, quando si pesca rana, la prontezza nella ferrata vuol dire tantissimo. Bene, spero che con questa piccola carrellata di prodotti vi abbia potuto dare una idea su quali potrebbero essere le esche che dovrete comprare questo mese per andare a pesca. Se magari voi ne volete usare altre o avete diverse idee, magari scrivetele nei commenti e vediamo un po' quali sono le vostre top 4 esche per la pesca del bass a giugno. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like e, appunto, magari scrivete nei commenti se avete dubbi, domande o magari volete dire la vostra. E mi raccomando, seguiteci anche sulla pagina Instagram e sul canale Telegram di Tutto Spinning per non perdere tutte le novità, comprese queste e anche tutte le altre novità che arriveranno questo mese, e per non perdere ovviamente tutte le promozioni che facciamo settimana dopo settimana. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Voi magari intanto andate a provare le top 4 esche di giugno per pescare il bass.